Marco Coppola, presidente di Arcigay Verbania e membro della segreteria nazionale di Arcigay. Marco, hai in questo momento un collare perché sei stato vittima di un'aggressione durante l'ultimo weekend. Ci racconti cosa è successo? Sì, non è che doveva essere una serata come tante altre, purtroppo io e il mio compagno insieme a un gruppo di amici siamo finiti in questa discoteca Justin di Luino in provincia di Varese e ad un certo momento della serata un buttafuori solo per il fatto che io mi stavo abbracciando con Daniel, il mio compagno, lo ha preso per il collo dicendogli Frocio, Finocchio, vai a prenderlo da un'altra parte, eccetera, eccetera. I nostri amici si sono messi in mezzo e la sicurezza ha deciso di buttarci fuori, però a calci e insulti molto pesanti. Io stesso sono finito giù dalle scale, come è evidente, non sto molto bene, diciamo. Fino a che finalmente sono arrivati i carabinieri, sono riusciti a identificare tutte le persone, tutti gli aggressori sostanzialmente, e noi abbiamo finito la nostra serata, che è diventata poi giornata perché siamo usciti dal pronto soccorso di Luino circa le 10 della mattina, tutti con prognosi dal 10 a 20 giorni per percosse, lesioni e cose di questo genere. Uno dei paradossi di quello che è successo è che questa persona era un nordafricano e in base alla legge Mancino sui crimini d'odio, se tu ti fossi comportato con lui come si è comportato lui con te, tu saresti stato punibile, mentre lui no. Esattamente, perché purtroppo la legge Mancino Reale non prevede l'orientamento sessuale come invece ci viene richiesto da tempo dall'Europa in tutti i modi possibili e immaginabili. La legge quindi rimane limitata solo ad alcune categorie fragili o previste comunque dalle norme europee e non riguarda noi. Se qualcuno mi dicesse Finocchio, Frocio, niente, non succede niente perché dice quello che vuole, non ha aggravanti e nemmeno appunto nel caso in cui mi pestasse come è capitato. La legge Mancino però è stata approvata dal centro-sinistra a suo tempo. Nessun governo né di sinistra né di destra ha voluto più ritoccare la legge oppure farne un'altra che però sostanzialmente configurasse un vero reato contro l'omofobia. L'onorevole Concia aveva sbandierato una proposta che prevedeva non l'estensione della legge Mancino, ma almeno un'aggravante generica. Cosa sarebbe cambiato se questa legge fosse stata approvata? Direi nulla perché le attenuanti generiche sono già previste nel nostro codice, quindi non, nulla sarebbe successo di Questo è il diverso. motivo per cui Arcigay chiede la pura e semplice estensione della legge Mancino, Esattamente. che in questo momento è disposta a darci quale partito? Nessuno. Nessuno. E perché siete andati in un locale etero? Diciamo che andiamo in tutti i locali etero o gay e anche che nel nostro territorio c'è assenza di locali per esclusivamente gay, ce n'è uno solo a Varese, tra la provincia di Varese e quella di Verbano-Cusio-Ossola. I giornalisti che ti hanno intervistato oggi esprimevano qualche stupore sul fatto che esistesse ancora l'omofobia in Italia. E tu cosa ne pensi, vivendola in prima persona? Assolutamente, in Italia l'omofobia esiste in diversi modi, esiste come esclusione sociale di altre persone, esiste come bullismo omofobico all'interno delle scuole, esiste attraverso l'ignoranza delle persone che usano un linguaggio ancora molto violento nei confronti degli altri ed esiste anche come ideologia, di alcuni che se ne fanno vanto, facendo parte di insomma, di movimenti di destra oppure Della Lega, fondamentalisti tanto. cattolici, della Lega e così via. Un'ultima cosa, a questo signore, a questo gruppo di signori è andata male perché se la sono presa con dei militanti di Arcigay, ma la prassi in Italia normalmente qual è? Purtroppo ancora oggi l'invisibilità ci porta a che cosa? Ad avere paura, avere scarso senso civico, avere paura per se stessi, che i nostri genitori poi vengano a sapere in qualche modo che siamo gay o Vi ha che ci è minacciati di successo. questo, se no. E esattamente noi abbiamo ricevuto intimidazioni, minacce io personalmente, nel momento in cui tu facessi una cosa come chiamare i carabinieri o continuassi in questo modo, noi verremo da te, lo diremo alla tua famiglia, però ha preso la persona sbagliata in questo E li avete caso. denunciati? Li abbiamo denunciati ovviamente e Arcigay si costituirà parte civile nel processo.